Lei ha contratto il coronavirus. Qual è stata la sua prima reazione nel momento in cui ha scoperto di essere positivo? Ma stupore, tutto sommato, anche se avendo un bar potevo anche aspettarmelo, perché comunque la maggior parte della clientela è lombarda, quindi la possibilità di contagio c'era. Per fortuna sono rimasto abbastanza sereno tutto il tempo. Marco Mirabella, barista di 55 anni di Valfurva, vice sindaco dal 2012 al 2016, è stato uno dei primi valtellinesi a contrarre il coronavirus. Il ricovero al Morelli ad inizio marzo, nei giorni scorsi le dimissioni e ora la quarantena nella sua abitazione di San Nicolò. Di carattere positivo e sempre sorridente, Marco si incupisce quando ricorda la sofferenza che avvertiva da parte di alcuni pazienti ricoverati nelle camere vicino alla sua. I giorni in cui sono stato ricoverato al Morelli era penoso, soprattutto sentire persone più anziane che si lamentavano e avvertire uno stato di grande allarmismo, di sofferenza. Il fatto poi di non poter ricevere visite, di non poter aver contatti con l'esterno è stato forse la cosa più pesante, Oggi l'ultimo tampone per escludere la ecco. Sì. positività, come sta? Bene, 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 da quando sono stato dimesso dal Morelli è stato sempre un miglioramento continuo. Cosa si sente di dire ai medici che l'hanno curata? Un grazie enorme, enorme, anche perché io sono stato ricoverato il 9 e in reparto la maggior parte dei medici, delle infermiere, tutto arrivavano da altri reparti, quindi avevano difficoltà logistiche. Eppure, nonostante questo, mai un momento di scoraggiamento, soprattutto nella relazione col paziente. Quindi un grazie enorme, ma a tutti, diciamo, da quelli che pulivano per terra fino ad arrivare ai dottori. Qual è il messaggio che si sente di rivolgere a chi è stato contagiato o ai parenti di chi sta soffrendo in un letto d'ospedale in questo momento? Di avere fiducia. Certo, non tutti sono stati così fortunati, anzi un pensiero anche a chi non ce l'ha fatta, ai parenti di chi non ce l'ha fatta e non ha potuto magari neanche fare un funerale al proprio caro, però chi in questo momento è lì di essere più positivo possibile, anche se è dure, però sapere che siamo in buone mani e che dobbiamo assolutamente uscirne, perché è possibile.